questa, poi gravissimo. Poi abbiamo Andrea Puzzo, che dovrebbe essere coordinatore di Fratelli d'Italia nelle Marche, ex candidato sindaco del mio paese, che ha preso per vera notizia, una vergogna, questa notizia ha spopolato così tanto Porto Sant'Elpidio, che sono riuscito a trovare un certo Carlo Lattanzi, che è mio padre. Io sono stato l'unico di Ercio ad aver trollato suo padre e ha scritto lì sotto: che vergogna. La satira è viva in Italia, ecco, si parlava della morte della satira in Italia con la chiusura dei grandi giornali, Cuore e così. Adesso forse si è diluita, ha cambiato cifra stilistica. Allora, ovviamente si è spostata su internet, molta della satira si è spostata su internet, anche se c'è sempre una satira, lo stand-up, quello fatto nel più semplice dei modi, microfono, uomo che parla, e un comico che racconta il suo punto di vista. Ovviamente ci sono comici che lo fanno benissimo e comici che lo fanno meno bene, diciamo. Ovviamente non è facile, quelli che lo fanno molto bene effettivamente trovano più problemi di quelli che lo fanno in maniera superficiale. Stiamo dando, le ha dato grande soddisfazione, ci sono stati casi in cui politici hanno addirittura postato vostri titoli. Allora abbiamo avuto Luca Gramazio su tutti, deputato del PDL, che ha preso per vera la notizia del bollo auto sulle carrozzine per disabili, e questa notizia ha trollato moltissimi politici anche minori, tra virgolette, vari elementi di Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so, anche personaggi famosi, tra virgolette, sono stati trollati, tipo Harry De Luca, che non aveva capito che la notizia fosse falsa, lui ha negato che avrebbe sabotato il trenino di Capodanno. Io non ho sabotato niente, in realtà è la storia della TAV. In questa modesta proposta Swift raccontava, cioè lui offriva una soluzione ai problemi dell'epoca dell'Irlanda, che erano la fame e la sovrappopolazione. Praticamente lui scrisse questo libro per offrire la soluzione definitiva a questi due problemi, prendendo due piccioni con una fava. E qual era la soluzione che ha proposto? Che ai ricchi proprietari terrieri anglo-irlandesi venissero dati da mangiare i figli dei poveri. Ma Swift tratta l'argomento, e ve lo consiglio di andarlo a trovare perché è favoloso, è un articolo irripetibile. Lui fornisce con una serietà disarmante delle statistiche sui bambini, a che prezzo venderli, come tirarli su bene, addirittura come cucinare, le conviva delle ricette. Su internet ognuno può far veicolare un'informazione falsa in qualsiasi momento. È una tendenza secondo noi pericolosa ed è praticamente il motivo per cui noi siamo nati come parodia di questo tipo di giornalismo sensazionalistico, clickbaiting, cioè incentrato sul clickbaiting, ad esempio. E spesso però è difficile essere appresso alla realtà. No, la realtà ci supera continuamente, Stasera potrete vedere una classifica dei titoli che avremmo voluto scrivere noi, l'ho portata eccezionalmente per Pescara, mentre il clickbaiting anche oggi è successo un caso, che non so se l'avete visto, ma c'è stato la notizia che era morta la piccola Katie, che ha ispirato tra virgolette la canzone, in realtà era una ragazza che a un concerto di lui era stato dedicato, però come leggo il nostro cioè quello che fa la parodia di Lercio ha fatto in modo di rendere ambigua questa notizia, e quindi scatenando la passione dei fan dei Cuvici. Quindi addirittura in Francia, in Svizzera, negli Stati Uniti, eccetera, che di un errore, parlava di un errore del sistema operativo di Radio Maria, che avrebbe passato in negativo. Ma magari! Esatto. E l'articolo ovviamente iniziava nel solito stile Lercio. Ecco, ieri, intorno alle 13.30, nell'intervallo pubblicitario del programma A Pranzo col Corpo di Cristo, in onda da mezzogiorno sulla Lercio.
praticamente, vabbè, gli amici del liceo si è iniziato a fare scherzi bravi di merda, meno cozzo, si stiamo fatando, che si trovano nella chiavetta subì di uno dei dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo questo dipendente si chiamava Pio Settimino, è stato chiesto un risarcimento di 50 euro e 3 Ave Maria. Questa è la prima vera bufola di Lercio che ha girato, cioè che poi era comunque a prendere in giro. E chi ha preso per vera notizia? Repubblica XL. È una redazione virtuale, ovviamente non abbiamo, non, essendo sparsi in tutta Italia non possiamo avere una redazione fisica, tutti i giorni ci troviamo esattamente come fanno nelle redazioni dei giornali veri, però online, su Facebook o una piattaforma social che ci aiuta a sviluppare le notizie. Ovviamente c'è il gruppo che pubblica su Facebook, il gruppo che pubblica su Twitter, esattamente come una redazione, c'è il direttore, c'è... Qualche notizia relativa un po' all'Abruzzo, la terra vi ospita, l'avete coniato oppure? Sì, credo di sì, ne abbiamo fatta una. Abbiamo fatto una di un Vucumpra che salutava dicendo ciao capo, e un turista, e questo turista veniva arrestato per sfruttamento del lavoro, dell'immigrazione clandestina, quindi questo perché il problema era molto sentito. Ricordo la stazione di Pescara, che sono venuto molte volte, sono di Porto Sant'Elpidio, sono di casa a Pescara, mio padre ci ha lavorato 30 anni, quindi